Ciao ragazzi, ben ritrovati su Isaac Waymaster. Proseguiamo con la nostra rubrica Grape Varieties, oggi con un vitigno estremamente nobile e famoso che è il Pinot Nero, l'irraggiungibile Pinot Nero potremmo chiamarlo. Questo vitigno infatti è il capostipite della nobile famiglia dei Pinot, dalle antichissime origini francesi. Trova l'habitat migliore a latitudini elevate, intorno al 50° parallelo, dove è la base per la produzione di grandissimi vini, cosa che spesso non accade a latitudini più meridionali. All'interno di questa varietà esistono due tipologie principalmente. La prima è più produttiva e simile a quella coltivata in Champagne, adatta per vini bianchi o spumanti, quindi sia come unico vitigno sia in assemblaggio con altre uve, mentre la seconda è simile a quella coltivata in Borgogna, più adatta quindi alla produzione di vini rossi. Considerato tra i vitigni internazionali più pregiati al mondo, è senza dubbio il vitigno Baccanera che interpreta al meglio la nobiltà della viticoltura francese. Trova la sua dimora ideale in Borgogna, dove già dal 1934 è citato come Pinot Fin. In questo territorio infatti trova una di quelle rare magiche combinazioni tra clima e suolo che creano l'eccellenza assolute. Eleganza quasi ripetibile, colori non molto intensi, un bagaglio odoroso raffinato con profumi variegati di fiori e frutti rossi, soprattutto viola e glicine, mora e mirtillo, che dopo anni si arricchiscono di note complesse di spezie come i chiodi di garofano, dell'humus, quindi delle note terrose, chiamiamole così, che ricordano anche i mushroom, i funghi, il tartufo, il cuoio e la pelliccia persino. Un gusto sapido e vellutato con una succosa acidità e un tannino finemente cesellato, chiudendo poi con una lunghissima persistenza gusto-olfattiva. Doti preziose che gli hanno permesso di trasferirsi dalle zone storiche come la Borgogna, appunto, la zona dello Champagne e anche l'Alsazia, in tutto il mondo. In Italia, per esempio, raggiunge straordinari risultati in Trentino-Alto Adige, anche se nell'Oltrepò Pavese ci sono versioni da non sottovalutare affatto. È stato poi all'interno della nostra penisola inserito un po' ovunque, il clima e le latitudini lo permettano. In giro per il globo inoltre affascina la sua coltivazione in zone nuove ed estremamente boccate e più fredde, come in Oregon, nella rinomata Willamette Valley, dove in un'area più fresca e piovosa il Pinot Nero gode di un clima paragonabile, se vogliamo, a quello borgognone. Dal 1970-1980 in poi questo stato divenne celebre in tutto il mondo, anche perché in numerose degustazioni alla cieca i grandi Pinot Nero dell'Oregon surclassavano per qualità e caratteristiche persino appunto i re incontrastati fino a quel momento della Borgogna, anche se ovviamente in determinate circostanze, in casi possiamo dire abbastanza circoscrivibili e limitati. Infatti la zona della Borgogna rimane in ogni caso la zona più prestigiosa al mondo per la produzione dei grandi e nobili Pinot Neri. L'Oregon quindi nella zona degli State è stato in grado nel corso degli ultimi decenni di assecondare le richieste climatiche dell'esigente Pinot Nero, così come in altre zone abbastanza fresche, sempre degli state come Sonoma County e Napa Valley, entrambe in California, che permettono a quest'uva di arrivare lentamente a piena maturazione ed elaborare così dei profumi molto fini che ne completano l'aristocratica personalità californiana. Discorso simile rispetto a quello fatto poco fa per la produzione di Pinot Nero nell'Oregon è il discorso legato alla produzione, in questo caso in Nuova Zelanda, in cui il Pinot Nero è stato oggetto di un'espansione molto rapida tra il 1996 e il 2004, attraverso un lavoro meticoloso svolto nelle vigne soprattutto dell'isola del sud, dove trova un clima molto favorevole in regioni vocatissime come Otago, Marlborough, che abbiamo già visto anche nella puntata del Sauvignon Blanc, e Vaipara. Qui le tecniche impiegate rispecchiano in pieno lo stile francese, con prolungate fermentazioni e macerazioni e quasi sempre la maturazione in barrico ovviamente. Altre versioni degne di nota si segnalano in Germania, nella zona dell'Ar, poi in Australia, Cile, Argentina e Austria.
Tornando alla Borgogna, è qui che il Pinot Nero, come vi dicevo, dà tutto il meglio di sé, poco produttivo, esigente e sofisticato nella parte settentrionale della Côte d'Or, dove su substrati ricchi di calcare riesce a esprimere tutto il suo potenziale evolutivo. La Côte d'Or si allunga per 50 km a sud di Digione, da Chenôve fino a Saint-Aignan, in una striscia di vigneti leggendari, letteralmente, larga al massimo 3 km, nella quale i filari sono allineati sui fianchi delle colline chiamati proprio Côte, che vorrebbe dire in francese costa, appunto, con esposizione principalmente che va da nord-est a sud-ovest. La Côte d'Or è divisa poi in due settori estremamente famosi e rinomati in tutto il mondo, la Côte de Nuit a settentrione e la Côte de Beaune nella parte più meridionale, ed è proprio nella prima zona settentrione che nei famosi vigneti della AOC, dell'Appellation d'origine contrôlée Vins Romanés, che si trovano i Grand Cru leggendari con bottiglie qui prodotte pagate letteralmente a peso d'oro, ragazzi, come il caso e l'esempio del blasonatissimo Romanée Conti. Ebbene, questo è solo un piccolo scorcio, infatti, del territorio Burgundy, che include in tutto ben 27 appellation, come Nuit Saint-Georges, di cui ho una bottiglia qui sul tavolo io stasera, ho la fortuna di avere una bottiglia, questo è un Pinot Noir della zona di Beaujeu, della nata 2015, appunto a Nuit Saint-Georges, che raggiunge dei livelli di finezza estremamente elevati e quasi irraggiungibili. Zone, come vi dicevo, quindi questa, la zona di Chevry-Chambertin, e ce ne sono poi tantissime altre che adesso mi viene praticamente impossibile elencarvi tutte assieme. Sono in tutto appunto 27 e sono considerate la casa dei più prestigiosi Pinot Noir al mondo. Per ciò che riguarda la degustazione dei Pinot Nero, è importante suddividerli principalmente in due tipologie, ovvero i Pinot Nero affinati in acciaio e comunque destinati ad affinamenti più brevi, che potremmo definire quindi nelle versioni più giovani e dinamiche dal punto di vista della struttura. Li possiamo servire a una temperatura di circa 14 gradi all'interno di un bevante classico, un calice da degustazione ISO come quello che ho in mano io adesso, mentre per ciò che riguarda le versioni dotate già di una maggior struttura, cui l'affinamento è quello tradizionale in piccole barrique di rovere francese e con tutto ciò che ne consegue di cui vi parlavo poco fa, possiamo servire una temperatura leggermente più elevata di 15-16 gradi all'interno di un bevante come questo, quindi leggermente più pronunciato, con una bella pancia, in maniera tale da andare ad esprimere al meglio ovviamente tutta l'ampia gamma di profumi che il Pinot Noir ci può offrire. Per ciò che riguarda le versioni come quella che ho sul tavolo oggi e in generale grandi Pinot Nero con delle produzioni di nicchia prestigiose, non è da escludere anche un funzionale utilizzo del decanter per andare ad aprire al meglio tutti i suoi profumi, ovviamente, ed evitare che questo rimanga chiuso all'interno del bicchiere nel momento della degustazione. I più giovani, come vi dicevo prima, esempi di Pinot Noir sono da abbinarsi a degli antipasti a base di salumi, anche formaggi freschi, oppure dei primi piatti leggermente elaborati, sempre a base di carne. Per ciò che riguarda invece le versioni già più evolute, con carne rossa e formaggi stagionati, mentre con i grandissimi Pinot Nero da lungo affinamento, che magari andate ad aprire dopo 15-20 anni dalla vendemmia, con dei piatti aristocratici a base di selvaggina e cacciagione fanno una grandissima figura, come per esempio la rinomata Lepre alla Royale. I picchi evolutivi del Pinot Nero stanno in versioni abbastanza semplici e non troppo strutturate, compresi tra i 5 e i 10 anni, ma come vi dicevo prima, sempre a seconda della tipologia, il periodo di evoluzione può avere dei picchi anche maggiori, come per esempio nell'apice qualitativo rappresentato appunto dai grandi Pinot Nero della Borgogna. 15 anni potrebbe essere la normalità, 30 anni praticamente un'abitudine, si va a timbrare il cartellino, e a 50 anni invece ecco che si rappresenta veramente, in un lasso di tempo del genere, il vertice dei grandi Pinot Noir migliori al mondo.
Questo era un breve excursus per ciò che riguarda il fantastico mondo del Pino Nero, che spero vi sia piaciuto. Ci vediamo nella prossima puntata, dove torneremo a parlare di altri famosi vini prodotti in tutto il mondo.